Perché la signorina Felicia non serve che si metta in posizione aerodinamica per farla andare di più. Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Satisfactory. Dopo questo simpatico siparietto sicuramente piaciuto al gruppo Satisfactory Italia. Non conoscete il gruppo Satisfactory Italia? Siete delle bruttissime persone, all'inferno c'è un posto tutto speciale per voi. Andate su Facebook e mettete mi piace immediatamente. Dicevo, daremo il via alla produzione del rame e dei suoi derivati in serie. Sbloccheremo tantissime cose e infine riusciremo a craftare l'ascensore spaziale ed avere due fonti di infinite di carbone molto prima del necessario. Ma non aggiungo altro. Buona visione. Signorina Felicia, rieccoci qui. Rieccoci qua di nuovo dalle nostre fabbriche. Sì, ho fatto un po' di cose. Appena due. Giusto due, eh. Ecco, e intanto ho migliorato un pochettino lì il nostro hub. È un po' più presentabile, ecco, mettiamola così. Allora, quantomeno non ci bagniamo le zampette camminando continuamente nell'acqua. Allora, dunque, saliamo. Saliamo e andiamo di qua perché abbiamo un bel po' di roba da fare. Allora, dunque, io qui ho lasciato aperto di notte, non si vede un cazzo. Non si vede niente, vabbè, pazienza. Ci ho messo le porte perché? Perché sono stato inseguito da un cinghiale. Mi sono rintanato qua, ho detto, vabbè, qua non ci verrà. È venuto qui, è entrato qui. Ah, l'alta differenza invece di qui, loro non passano. Di là sì, di qua no. Vabbè, è lo stesso, non lo capiremo mai. E ci ho messo anche la ringhierina, si sa mai. No, con la ringhiera non salgono. Allora, come si può vedere, qua c'è stato un leggero... sì, una tromba d'aria, ha spazzato via tutto. Eccolo lì il maiale. Eccolo lì il porco. È lui che mi ha attaccato. A difesa di quella lumaca. Gioco, stiamo scherzando? Io ho fatto la base e ci sono i ragni qua. Ma non c'erano! Porca Eva. Ma soprattutto, come cazzo ha fatto a morire quello? Ma vuoi dire che lo abbia ammazzato lui? No! No, non lo so. Signorina Felice, andiamo, veloce! Andiamo a prenderlo che ci serve quello. Lo pigli, che schifo. Signor, lo pigli, porca troia. Minchia, è vero, senza l'UHD. Perché? Maledette bestie, ma non ce ne avevano altre bestie da mettere. No, i ragni, ci hanno messo i ragni, sti qua. Due? Ce n'è un altro là morto? Sì. Ma, aspetta, non è che c'è anche il terzo? Stai zitta, che non sento. Madonna mia, che schifo, pigliali. No, io qua col cazzo che ci vengo. Allora, dicevo comunque Allora, niente, un attimo di pelle d'oca, di brividi. Allora, dicevo che mentre ero qua, sì, qua dobbiamo tappiamo subito, gentilmente. Mettiamoci una parete, qualcosa. Eccoli. Ok. Allora, dicevo, mentre venivo qua mentre venivo qui ho fatto un po' di scorta di tutto, di qualsiasi cosa. E soprattutto io andavo avanti e indietro e là c'era uno spitter che mi tirava. Io me lo ricordavo con una mira migliore, ma mi avesse preso mezza volta. No, vabbè, un paio di volte mi ha preso. Ma voglio dire, no, non è che mi abbia fatto chissà cosa. Anzi, facciamo giusto il test. Allora, io mi avvicino a lui adesso. Lui mi dovrebbe attaccare. Attaccami. Ok, da vicino mi ha tolto un quadratino quasi. Se il porco invece mi prende a distanza, pigliami, a distanza mi dovrebbe... No, mi ha fatto lo stesso danno. Sì, vabbè, mo basta però, ci hai preso gusto. Ok, raccoglie la bacca. Allora, vabbè, lasciamolo lì, chi se ne frega. Io sapevo che a distanza ti facevano molto più danno. Boh, vabbè, è lo stesso. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare tutto. Tutto, qualsiasi cosa. Quindi diamoci da fare, signorina. Potremmo fare un ingressino anche di qua, ma vabbè, è lo stesso. Allora, dobbiamo proseguire. Dobbiamo andare avanti. Per la cronaca. Allora, dov'è? Avevo raccolto... No, ho raccolto lo spitter. Che schifo. Allora, andiamo direttamente qui al MAM e ricerchiamolo, già che ce l'abbiamo. Megafauna. Eccolo qua, schifo. Ok, avvia la ricerca. E avviamoci anche questa ricerca. Analisi completational. Ci manca solo l'incubatoio. Però, esatto, sì.
però l'incubatoio, finché non ho delle armi a distanza, col cazzo che lo prendo, voglio dire. Questa invece è capsula di biomassa. Allora, purtroppo la capsula non la possiamo ancora craftare. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso. Allora, mettiamo il resto dello schifo qui. Ordiniamo un po' il tutto. E avviamo una ricerca. La ricerca, per la cronaca, della logistica MK2. Ok, allora, ci serviranno 50 lamiere. Ok, allora ordina, che è un po' più ordinato. Poi 200 di questo, 300 di tondino e 300 di lamiera. E abbiamo tutto. Ok, perfetto, lanciamo la capsula, lanciamo la capsuletta, andiamo in modalità foto e vediamo il razzetto che parte. Spettacolo. E ragazzo, io aspetto sempre un panino, è qualcosa, c'ho fame, cioè è una vita che siamo qua, sono più di 700 ore che siamo qua e non mi hai mai portato un cazzo. Io un panino lo vorrei, cioè dopo 700 ore uno può anche avere fame, se lo può permettere, eh? E anche sete, la birretta fresca, quella ci tengo, quella ci tengo tantissimo. Ok, attendiamo che torni, non so quanto ci vorrà, lo vediamo tipo subito, lo vediamo tipo su, eccole. Allora, sì. Allora, e come si può vedere, abbiamo nastro MK2 palo impilabile e nastro MK2 verticale. Ottimo. Allora, per tutto quello che concerne l'MK2, ma questa l'ho fatta? No, non l'ho fatta. Ok, vabbè, è lo stesso. Per tutto quello che serve l'MK2, facciamo questo. Ci vuole la lamiera, quella rinforzata, che la facciamo col tondino e con la lastra. Allora, nel mentre, però, nel frattempo che siamo qua, andiamo un attimino lì. Anzi, no, andiamo là. Andiamo là perché dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo fare una cosa molto importante. Ovvero mettere i nastri MK2 nel trasporto delle risorse. E soprattutto quella, perché le altre non ci servono, perché ci generano 60. Ogni cava. Però in questo l'MK2 ci serve perché ne abbiamo 60 su questo nastro e 30 su quello. Quindi l'MK2 qui è fondamentale. E voilà, mettiamo l'MK2. Ok, lo metteremo qui, lo metteremo qui. Ok, ora andiamo al piano di sopra e mettiamo la rimanenza degli MK2 ovunque. Ok, lo mettiamo qua. E poi qui metteremo il nastro. Per ora MK2, poi... poi lo so io. Ok, lì non serviva? No, probabilmente no, non serviva. No, non serviva. Però, vabbè, ce l'abbiamo, perché non farlo? Ok, adesso loro... 45 e 45, 90. Che è esattamente quello che il nastro trasportatore ci porta. Perfetto, signorina Felicia, andiamo giù. Perché? Perché il nastro trasportatore porta 120, non 90. Ma vabbè. Comunque abbiamo boostato la produzione sicuramente. Perfetto. Chiudiamo il suo scempio, grazie. E adesso andiamo là. Andiamo là perché dobbiamo attivare ancora una fabbrica. Dobbiamo attivare una fabbrica che ci sarà da ridere. Ci sarà da ridere, sì. Perché è quella del rame, la filiera del rame. Così crafteremo il... come si chiama? Il filo e il cavo. Allora, dovresti essere tu? No, non sei tu. No, è quella là. Perfetto. Andiamo là. Eccoci arrivati da rame, finalmente. E qua c'è ancora un pezzo di scala. Perché c'è rimasto questo pezzo di scala? Non lo so. Non ci è dato sapere. Vabbè, lo stesso, lo stesso. Allora, signorina Felice, andiamo su perché dobbiamo fare cose del tipo... Lì è già attivata. Qui no. Quindi noi qui adesso... Dove cazzo stanno? Non si vedono neanche... Ok, qua ci sono tutti i... Oh, uffa, che palle. Sta a fare qua, quelle che fondono. E noi le attiviamo. Allora, fa un po' vedere, quanto 30, 30, 60. Ok, ce ne bastano due, sì, assolutamente. Perfetto. Ok, andiamo, anzi, ce ne avanzano due, perché questa non genera 60, mi sa. No, genera 60 invece, ok, perfetto, basta, basta. Allora noi adesso, qui ci sono i lingotti che arrivano,
vanno su. Sì, vanno su. Andiamo al piano di sopra, signorina Felicia. Al piano di sopra, qui costruiremo il... Che cazzo ci costruiamo quando lo so nemmeno io? Allora, infatti, qua ci costruiamo il filo. Il filo lo dobbiamo spedire poi al piano di sopra, perché al piano di sopra ci faremo il cavo. Il problema qual è? Lo so io qual è. Portacelo il filo giù di sotto. Ok, allora, un problema lo abbiamo risolto. Sì, l'abbiamo risolto perché... lo so io perché. Porca di quella Eva. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso. Allora, abbiamo adesso tutto il filo che ci va in quel container, ma... Attenzione, perché dobbiamo portarlo anche lassù. Sì, e come cazzo facciamo adesso? Ho sbagliato a fare tutti i conti? Assolutamente sì, ma proprio tanto. Allora, dobbiamo mettere un separatore di nastri qui. Al momento faremo così. Poi ci mettiamo un nastro trasportatore che mi va... Vammi anche là, non me ne frega assolutamente niente. Un MK2, anzi no, un MK1, che cazzo dico, che mi va fino lì. E poi qua, gioco grazie, eccolo lì. Allora, questo qui lo dobbiamo eliminare per forza di cose. Ok, eccolo lì. Quindi noi adesso prendiamo un altro nastro, lo portiamo su più o meno a livello. E da qua facciamo gioco, dai. Minchia, ma che due palle. Qua esce, perché no, non deve uscire, deve entrare. No, deve uscire. Che palle. Ok, adesso se abbiamo fatto tutto correttamente, come spero, ma proprio come spero tanto. Ok, qua si è inchiodato tutto, non so per quale ragione, ma sì. Ah, e grazie, non deve esserci sta roba. Ok, togliamole, che non me servono. Ok, vedo che le prime risorse qui stanno arrivando e mi costruiscono il cavo. Ah, è già in fase d'opera. Cavo che mi andrà lì. Perfetto, così avremo uno di un container col filo e un container col cavo. Allora, ci ho studiato l'infinità e oltre. E poi avevo fatto tutto giusto. È quello che... Cioè, pensate quanto sono coglione. Allora, io ho sempre fatto le fabbriche che da qui... Arrivava il materiale grezzo da qua e veniva portato là come materiale finito. Questa volta per comodità l'ho fatta all'altro modo e voglio dire, si dovrebbe anche notare, ci sono le righettine blu queste qui. E invece l'imbecille cosa ha fatto? Ha casinato tutto. Perfetto, meraviglioso, meraviglioso. Andiamo avanti così, eh. Ok, vabbè, voi fate cose, voi fate cose. Allora, abbiamo fatto tutto? Sì, proprio. Vabbè, l'importante è che vada. L'importante è che funzioni tutto, signorina Felice. Abbiamo sbagliato scale. A questo punto, torniamoci laggiù. Abbiamo avviato anche questa fabbrica. E voglio dire, meno male, meno male. Torniamo un attimino là e vediamo cos'altro dobbiamo cos'altro abbiamo da fare. Ah, ecco cosa dobbiamo fare. Andare là. Andare là e prendere del calcestruzzo. Poi del filo di rame, del tondino e della lamiera. Lamiero, laser, vabbè, quello che cacchio è. Ha cambiato i nomi, mi sto incasinando tantissimo, la butto lì. Allora, niente, proseguiamo. Dobbiamo andare fino lì, quindi non credo sia un grosso problemissimo. Ecco, per noi, ecco, lo sapevo io. E adesso mi segue, e adesso inizia a rompere le balle. Perché non si fermano mai sti qui, non si fermano mai. Ah, che pazienza che ci vuole. Allora, niente, prendiamoci il necessaire. Prendiamo tutto quello che ci serve. E ce ne servono 400? Noi ne abbiamo... Quanti cazzo ne abbiamo? Vabbè, pigliane due, che fa buon peso, fa buon peso. Allora, anche qui abbiamo la stessa cosa, un piano ci fa... c'è il lingotto. All'altro piano c'è il tondino. E all'altro piano ancora c'è la vite. Ah, e qua perché così posso uscire sia da una parte che dall'altra col nastro, Allora, quanti ce ne servono i tondini? 200? Quanti ne abbiamo noi? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Allora, rame non credo che lo... No. Ci moriamo? Probabile. Lo stesso, signorina Felice, è stato un piacere. Ecco, lo sapevo. Dicevo... filo di rame dovremmo avercene ancora in inventario, credo. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Giusto quello che serve, è giusto quello che serve. E la lamiera la prendiamo qua, che voglio dire... Ce ne abbiamo tonnellate. Lamiera e tondino, vabbè, lastra e tondino
ne abbiamo per i beati, ma proprio guarda, è già piena la linea costruttiva qua. Meglio. Ok, prendiamoci tutto e non dovrebbe servirci altro. Andiamo. Allora, stasera quando vado a lavorare poi devo passare in garage e prendere un piombo per la pesca. Prenderò un 20 grammi, non lo so. Perché? Perché così io quando devo camminare per delle ore così prendo il piombino, lo metto sulla W, la W si schiaccia e io vado avanti. E posso fare qualcos'altro invece che tenere perennemente il dito sulla tastiera inutilmente poi oltretutto, eh. Quindi l'idea del piombino non è male, assolutamente. Allora, facciamo qui, mettiamo tutto quello che serve e nell'ordine. Questo, il fil de ram, ok, 500, non 400, mi sono confuso, vabbè lo stesso. E a this point lanciamo la capsula, perfetto. Allora, ragazzo, cioè io te lo dico, io aspettavo un sacchetto col panino, cioè un sacchetto col panino. Anzi, se adesso lancio la pretesa, un crispy McBacon del McDonald's. Wow! Oltretutto, una curiosità, non so se lo sapete, ma in Italia siamo gli unici ad avere il crispy McBacon. Perché? Perché agli altri fa schifo. Sì. E basta. Oh! Hai rotto tre quarti di minchia. Dicevo, in Italia siamo gli unici ad averlo, perché dalle altre parti, a quanto pare, gli fa schifo. Difatti da noi si è scatenata una guerra quando non lo facevano più e noi in Italia siamo gli unici ad avere il crispy McBacon. È una curiosità, l'ho scoperto da poco, da molto poco. Ok, abbiamo il negozio Awesom. Wow! E cosa ci chiede? Non ci chiede tantissimo. Però non possiamo farlo adesso, perché ci manca il bulloncino, la vite. Ce ne abbiamo qua, vabbè, 8. Minchia, puoi capire. Ok, eccoci di nuovo qua dalla fabbrica del ferro, per quello che riguarda tondini e bulloni. Perfetto, e noi... Minchia, quanti cazzo ce ne sono? Quanti ce ne servono però? 200, perché poi vanno sprecati. Allora, stavo valutando una cosa. Mettiamo un nastro MK2 anche qua? Così? Ah, e vanno un po' di più le risorse, eh? Cioè, vanno molto di più. Quanto ne produce la macchina? Figurati, 50 al minuto. Buona. Quindi 50, 100, 150, 200. Ci vorrebbe una MK3 addirittura. Vabbè, per ora ci accontentiamo tantissimo, tipo, eh. Allora, torniamo là, facciamo il negozio, perché così abbiamo la possibilità di avere un po' di roba sbloccata in più, che al momento non so cosa cazzo me ne farò. Perché, ad esempio, la silice non ce l'ho, devo ancora trovarla. E è mille passametri là. E non ho intenzione di cercarla soprattutto adesso. Però facciamo qualcosa, dai, andiamo avanti, facciamo qualcosina. Dobbiamo fare... Che cazzo dobbiamo fare? Al negozio. Ok, dove cazzo lo mettiamo? Però qua. Possiamo metterlo qui, dai, ci sta. Poi è anche piccolino, voglio dire. Cioè, non è grosso, to. Ma... ci sta anche lì? Ma... volendo... No. No, vabbè, ci sta. To, guarda, eccolo qui. Ma, sì, lo so che è un piacere, ma abbiamo già sbloccato tutto, perché io queste cose qua le ho già sbloccate dall'inizio. Raga, voglio dire... Ah, ho visto adesso, lo possiamo mettere in modalità chiara o in modalità scura tutta la vita. Rompe molto meno le balle. E... Ah, qua c'è la roba degli acquisti, ma non abbiamo comprato ancora nulla. Vabbè, ma l'importante è avercelo. Dunque, allora, andiamo qua, vediamo cosa possiamo craftare. Allora, ci serve a tutti i costi l'ovolo pancetta. L'ovolo pancetta si trova spesso e volentieri nelle grotte. E è questo. Allora, qua cosa c'era? Non me lo ricordo cosa c'era, ma sicuro ci sarà stato qualcosa di schifoso. Figurati un po'. No, c'è un Mercer Whip? Quanto pare sì. Ma c'è solo lui o c'è anche altro? Chiedo per un amico. Ah, ma ci siete voi. Ah, vabbè, ma se siete solo voi, chissene.
Guardali, 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 sti stronzi. E muori. Oh. Che pa... una volta ogni tanto me lo semplifico anche io alla vita. Ok, sfera di Mercer. Ok. Minchia. The astrobiologist Dr. Dan Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal. Research it in the MAM to establish locally appropriate classification and application. Ok, abbiamo trovato cose. Sì, abbiamo trovato tante cose. Allora, soprattutto abbiamo trovato quello che mi interessava. Ovvero, qua, vabbè, quarzo ce l'abbiamo già, tonnellate. No, non ce ne abbiamo tonnellate, ma ce l'abbiamo. Piglia. Poi prendiamo questi. Egli, ovolo, pancetta. Allora, anche questa come zona non è male qua sotto, eh. Ma la possiamo usare per altro, la possiamo usare per molto altro. Allora, vediamo un pochettino, tutto qua attorno cosa abbiamo in questa zona. Perché sicuramente avranno, con la versione 1.0 avranno cambiato veramente il mondo. Suppongo, vabbè, noi si prende rameti, si prende foglie. Ma sì, tanto voglio dire, ci servono, quindi. Ok, avviciniamoci qui al MAM. Ok, allora, abbiamo il Caterium. Che io continuo a dirlo, per una vita ho sempre continuato a chiamarlo Caterino. E qualcuno magari si incazzerà anche. Avvia la ricerca. Ok, abbiamo sbloccato il primo progetto del Caterium. Che è... lingotto. Lingotto filo. Poi abbiamo il tondino stordente e l'aggancio per teleferica. Ok, va bene. Allora, nei nutrienti finalmente possiamo sbloccare questo. L'ovolo pancetta. Si chiama ovolo pancetta, no? No. Sì, ovolo pancetta è sempre lui. Perfetto. Ah, e ci richiede dei componenti che non abbiamo ancora. Perfetto. Allora, il Caterium. Abbiamo il Caterium. No, l'abbiamo già sbloccato. Il Caterium. Sul quarzo, invece, che è che ci serve? Ah, un po' di roba. Ma dovrei averne qua di quarzo. Allora, abbiamo quarzo come se non ci fosse un domani. Però, per il Caterium, qua... Ah, mi serve il lingotto. Ma non ho abbastanza Caterium per fare 50 lingotti, sicuramente. E nel quarzo, invece... Qui ci serve. Ce ne abbiamo per i beati. A voglia. Ce ne abbiamo per i beati. Ok, in 3 secondi la ricerca è fatta. Ok, e sblocchiamoci anche questa, già che ce l'abbiamo. Tanto sono solo 3 secondi. Sì, Ida, grazie. Ok, e anche questa analisi è fatta. Basta. Ecco. Allora, abbiamo le protesi. Oh. Abbiamo sacca dimensionale gonfiabile più 6 slot, sti cazzi, la voglio. Abbiamo l'oscillatore e abbiamo il tondino a dispersione. E qui addirittura abbiamo l'explorer. Io un explorer lo vorrei tantissimo, eh. Ma vabbè, oh, purtroppo. Ah, fa un po' vedere, tecnologia aliena. Abbiamo la sfera di Mercer. E abbiamo la ricerca. Sono 3 secondi, io queste cose non le conosco. Ok, abbiamo... cos'è? Deposito dimensionale. Established local planetary signature of massage 2, ABB, in the local Mercer sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer spheres can also transmit data between specific... attenzione, attenzione. Arguing the existence of intelligent abbiamo un'interferenza. Alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. Abbiamo un'interferenza. Si parlava di un tempio, una cosa simile. No, non sono riuscito a capirlo benissimo, ma vabbè, è lo stesso. Cioè, hanno aggiunto la componente aliena. Potrebbe essere interessante. Sì, potrebbe essere interessante. Allora, vediamo un po'. Non lo so, a dire la verità, questa è una cosa che, boh, non lo so. Ci sta, perché ci sta, però io ero abituato a vedere Satisfactory in un altro modo. Però è anche vero che comunque nell'universo da soli non lo saremo sicuramente. E quindi perché no? Perché non farlo? Allora, vediamo un pochettino sta cazzo di capsula, se la riesco a craftare. No, non la riesco a craftare. Qui? Dove cazzo la dobbiamo craftare? Qua?
Allora, fa un po' vedere, capsula. Allora, probabilmente è un progetto che lo sbloccheremo più avanti. Allora, fa un po' vedere cose... Caterium possiamo sbloccare. Però, minchia. Allora, io direi di fare l'assemblaggio a questo punto dei componenti. Così sbloccheremo un bel po' di cose e potremo farle in futuro. Allora, ok, vabbè, tutta roba che abbiamo in quantità. Forse, perché non so se abbiamo abbastanza quantità di filo. Ma sì, la faremo. Voglio dire, non ce l'ho molto, eh. Allora, ricordiamoci comunque oltretutto che dobbiamo costruire anche l'ascensore spaziale. E è tipo una vita che ce l'ho lì. Ma lo facciamo. Anzi, potremmo anche quasi prepararci per farlo ora. Voglio dire, non è che ci voglia chissà cosa. No, mica, non ci vuole niente. Allora, ordina tutto che devo vedere. Allora, qua c'è un giacimento che mi potrebbe servire. Rame, ferro, che cazzo è il nostro? Qua è ferro, vero? Figurati. Ferro normale, grazie, porco. Al momento non mi interessa. Volevi tantissimo? Sì che volevo tantissimo. Quanto non ti tollero. Dove sei? Vieni qua, bastardo. Aia. Bastardo maledetto e porco. Detto che devi morire. Oh, l'abbiamo fatta. Visto con le buone maniere si ottiene sempre tutto. Io lo dico. Voi volete sempre ricorrere alla violenza. Non è necessario. Dai, su. Ok, tanto raccattiamo cose, Mica ci ha fatto un culo incredibile quel cinghiale. Porca troia, ci ha distrutto. Vabbè, è lo stesso, Allora, qua sopra cosa c'è che non me lo ricordo tipo più? Sì, dobbiamo andare qua. Dobbiamo prendere il tondino e le 500 viti. Vabbè, ok, perfetto. Andiamo a vedere se si è craftato il filo. Il cavo, cioè. Ma secondo me no. Vabbè, vediamo. Nel caso, attenderemo. Tanto per fare una cosa nuova. No, e invece ce l'abbiamo. Perfetto, ottimo. Allora, fa un po' vedere. Cavo non ne ho. Cioè, filo non ne ho. Quindi prendiamocelo. Ma non i lingotti, che due balle. Pronti, posti via. Possiamo tornare alla nostra base e avviare, cioè spedire la capsula. Spedire la capsula. E poi possiamo iniziare a costruire come si deve. Possiamo iniziare a costruire l'assemblatore. Costruttore, assemblatore, produttore. Nel mentre potremmo iniziare a fare una cosa, ovvero l'ascensore. Proviamo a costruire l'ascensore spaziale. Ok, e abbiamo tutto. Possiamo prepararci per il lancio. Ottimo. Allora, mi porti qualcosa da mangiare, l'anima degli immortali tua e di tutta la tua stirpe? Che checchio, c'è una fame incredibile io. Che cazzo faccio? Mi mangio uno scarpone? Non ho capito io, Cioè, però la birretta fresca la voglio. Sì, voglio una birretta fresca. E oltretutto, la cosa curiosa è che non ce n'ho neanche in casa, maremma bonina. Me le sono dimenticate. Mi sono dimenticato di comprarle. Ciao, sì. Ok. Allora, non ci rimane altro da fare che la piattaforma di lancio. E piattaforma d'atterraggio in gelatina. Allora, io non le ho mai usate una volta. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. Però la piattaforma d'atterraggio, questa qua, volendo, la possiamo fare, la possiamo craftare. Perché ci potrebbe tornare utile. Ad esempio, vabbè, intanto seleziono l'obiettivo che faremo tipo dopodomani. Ad esempio, se io sono lassù in cima, sul tetto, e volessi scendere giù velocemente, io non faccio altro che fare un quadrato di muri da uno, in fondo ci metto la gelatina e io ci atterro sopra. Teoricamente potrebbe funzionare, in pratica non lo sapremo tipo mai. Allora, io direi quasi, ma l'ascensore spaziale, che intanto è una cosa immensa che rompe i coglioni. E se lo facessimo lì sopra? La butto lì? No, no, non sarebbe mica male, eh. Il problema è non solo arrivarci. Allora, vabbè, ma no, non è nemmeno troppo difficile, eh. Ok, e a quanto pare fino a qua ci siamo arrivati. Ora, dobbiamo costruire, innanzitutto queste me le prendo, che mi servono.
Allora, se non si fosse notato, io ho tipo una sindrome ossessivo-compulsiva nella raccolta delle risorse. Cioè, con me non rimarrai mai a secco di nulla. Questo è poco ma sicuro, eh. Allora, dobbiamo trovare un modo e maniera di fare sto cazzo di piano per l'ascensore spaziale. Allora, abbiamo fatto una cosa piccolina, tipo un 6x6. Cioè, voglio dire, basterà? No, non basterà sicuro. Allora, togliamo un po' la spunta, tanto sappiamo che ci manca solo quello. Però per farlo, fammi un po' vedere come viene. È una cosa un po' tipo mensa. Sì, 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 decisamente. Allora, poi comunque va da sé questo spazio. Quello possiamo usare anche per fare dell'altro, cioè, no. Oltre che l'ascensore, ci possiamo fare anche tantissime altre cose. Il carbone. Tra poco sarai mio. Sì. Mo arrivo, aspettami. Perfetto, abbiamo tutto l'occorrente per craftare l'ascensore spaziale. Madonna, io me lo ricordo ancora adesso, come fosse adesso. La prima volta che l'avevo craftato ho detto, vabbè, sarà una struttura grande, ma non eccessivamente, cioè un 3x3, una cosa del genere. Par de palle, quando l'ho visto mi sono cagato addosso, cioè una struttura che è mensa. Avevo dovuto fare un trabiccolo incredibile per farcelo stare, ma vabbè, lo stesso. Allora, signoraina, cara signorina Felicia, il momento è epico. Craftiamo l'ascensore spaziale. Ok, mi vado un po' più su, che così dall'alto dominiamo meglio. Ascensore spaziale, guarda che bastardone che è! No. Allora, dove cazzo sono le porte? Ah, ce n'è tipo da tutte le parti, vabbè. È lo stesso. Ah, è vero, sono... sì. Se lo mettessimo tipo così? Un po' più qui? Ecco, lì. Ci sta! Ok! E si è craftato l'ascensore... gioco! L'ascensore spaziale, minchia, che due balle! Oh, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Wow! Spettacolo! E adesso deve arrivare giù il cavetto. Eccolo! Oh, cazzo! E quello cos'è? E quello che cacchio è? Gioco, c'è qual quadro che non cosa? Bello, sì, per carità, ma... c'è qual quadro che non cosa? Ok, l'abbiamo agganciato. Ma quello lassù è qualcosa che non dovrebbe esserci. Quello lassù io non me lo ricordo per niente. Ops. Ops. No. Si è agganciato anche lui. Ma, vabbè. Comunque abbiamo craftato sto bastardone che voglio dire, mica pizza e fichi, Wow. È gigantesco. È immenso. Allora, vediamo un pochettino se abbiamo fatto tutto correttamente. Ok, sì, abbiamo fatto tutto correttamente. The space elevator will now automatically connect with the project assembly orbital platform. Project assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts. È immenso, è immenso. Smart plating via the space elevator. Sì, tutte cose. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore and exploit. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Earth is in peril and only Fixit pioneers offer hope for survival. Fixit is counting on you. Humanity is counting on you. Do not let Fixit down. Ok, va bene, cercheremo, ma non garantisco. Allora, facciamoci un attimino tutto il giro di questa cosa qua perché volevo vedere la console di comando che ovviamente è dalla parte opposta. E quando mai nella vita. Ok, eccoci arrivati dalla console di comando. Ok, ci chiederà 50 di lamiera intelligente per la fase 1. Perfetto, ottimo. Ok, e dobbiamo poi sistemare fare tutte cose, va bene. Signore, vabbè, quello lasciamolo lì per momento perché sì. Poi lo facciamo. Giusto, dobbiamo fare una cosa molto importante. E cosa molto importante intendo dire andare dal carbone. Sì, cari, andiamo dal carbone che c'è la bestia che mi aspetta.
Motepiglio, sai. Aspetta che Motepiglio. Vieni qua. Dove sei? Dov'è il carbone? Era qui, eh. L'ho visto prima, quindi o sono diventato scemo del tutto, che è anche possibile. Oppure è sempre qua dietro la collinetta? Eccolo qua. Eccolo qua. Ah, ma ci sei anche te, eh. Guarda. Guarda, e volevi. E volevi. No, ma ha voluto e ci è riuscito. Ha voluto e ci è riuscito, sto bastardo. Oh, piglialo. Oh, abbiamo preso lo spitter. Ottimo, e abbiamo le miniere di carbone. Ottimo, carbone normale, vabbè, pazienza, recuperiamone un po'. Allora, abbiamo anche il nostro carbone, perfetto. Allora, torniamo dentro e vediamo se possiamo avviare qualche ricerca sui materiali nuovi. Penso di sì, eh? Nel mentre raccogliamo tutto, tipo. Ok, e come al solito c'è sempre il nostro porco che ci insegue. Figurati qua, non manda la vita. Allora, facciamo per una bella cosa. Rinforciglia. Guarda che non c'era più un cazzo. Dobbiamo fare scorta di materiale, signorina Felicia. Andiamo a vedere al MAM se abbiamo la ricerca del carbone. No, non ce l'abbiamo. Merda. Perché? Vabbè, è lo stesso. È lo stesso. Niente, dobbiamo adesso, dobbiamo fare tutto quello che... Guarda che bestia che non è. A me quello lassù comunque sembrava un disco volante, eh. La butto lì. Però vabbè, è lo stesso. Diciamo che con la componente aliena e tutto, io quello comunque non me lo ricordo, eh. No, continuo a dirlo, a ripeterlo. Va bene, signorina Felicia, a questo punto direi che possiamo iniziare a craftare tutto quello che serve per le cose di livello successivo, ovvero i nostri fabbricatori. Ce l'abbiamo? Vediamo. Assemblatori, eccolo qua, ce l'abbiamo. Allora, per la cronaca, ci manca il rotore. Meraviglioso. Allora, il rotore l'abbiamo trovato. Si farà con il tondino di ferro e con la vite. Ok, possiamo già... No, non possiamo farne. Però possiamo fare tante altre cose, eh. La butto lì. Signorina Felicia, gliel'ho mai detto che sembra una deficiente? Ecco, se non gliel'ho mai detto, glielo dico adesso. Che traverso che se fa? Oddio, è una cagata, sì, ma è troppo... Oddio, sono troppo un coglione, sì. Oh, signorina Felicia, non fa le curve sto coso, che palle! Vabbè, è lo stesso, lo stesso. Entri? Non entra? Ma che palle, no! Ok, signorina Felicia, non serve che si metta in posizione aerodinamica per farla andare di più. È lo stesso. Oh, non vedo l'ora di vedere cosa cazzo diranno sul gruppo Satisfactory Italia di di sta cagata mane. Non curva! Non curva, però ci capottiamo, quello sì, quello sì. Sì, sì, sì. Ah, ragazzi, se non ve lo fosse dimenticato, andate su Satisfactory Italia, perché allora una cosa è sicura, cagate come questa non ne troverete, ma troverete tantissime cose molto, ma molto interessanti. Signorina Felicia, torniamo là, la prego. La supplico. E qua basta, non ce la faccio più. E per ora fermiamoci qui. Abbiamo sbloccato tantissime cose e adesso iniziamo a costruire i materiali più complessi. Ci serviranno sempre più risorse per ottenere